thank you Ah, ecco. Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati, spero sempre di trovarvi in splendida forma, naturalmente interessati al dialetto, vedete che mi trovate mentre sto scrivendo questa frase, è tornato il Mario, faccio un po' di grammatica ancora eh, dialettale, vedete che c'è questa A e questa E, automaticamente la E cade e al suo posto va l'apostrofo. Quindi è tornato Mario. Ma quale Mario? Vado avanti. Guardate. Matteotti con 4T addirittura. Allora, qui c'è il solito problema, ma lo scriviamo con 4T da regolamento oppure alla dialetto, cioè Matteotti con due T soltanto. Qui c'è il solito problema. Lascio a voi la libertà di interpretare questo modo di scrivere. L Ho sempre detto, comunque cerchiamo di essere uniformi. Sono partito con questa frase, approfittando anche per ricordare qualche nozione eh, dialettale sull'uso dell'apostrofo, vedete, sono partito con questa frase per, perché in effetti è tornato il Mario Matteotti, quel del Nata l'ombra del castel, de quel famoso libro che avevamo presentato qua, che ha avuto grande successo, È stato, sono state tutte vendute le copie e adesso naturalmente l'ho qua perché eh, naturalmente voglio sentire cosa sta facendo. Ciao Mario, Ciao ben Sandro. ritrovato. Eh, buongiorno, buonasera a tutti i telespettatori di Telegarda. Scusa Sandro, devo mettermi come la Gruber di traverso così? No, no, posso no, sempre di fronte ai nostri, di fronte. Ai nostri telespettatori. Dimmi, Dimmi Sandro. Tutto. Ma insomma... Cos come mai te torni? Non torno, non sono eh, il figlio il prodigo di niente, però volevo farti una domandina prima di iniziare. Sì. Ma che tipo di trasmissione è questa? Dove bisogna parlare in lingua oppure. No, no, parliamo in dialetto. Con è obbligatorio parlare. Però il dialetto, quello. Certo, no, una no, volta. No, no, quel dialetto delle de, de tue trasmissioni che te fai sempre con quei, quei poeti, poeti che le Io no, mi, mi ogni tanto vado eh. su quelle robe lì. E che Però, succede? Oh, che, mi ve il som. Mi ve il sonno, che vuole un po' di brio, quando si parla il dialetto. Quelli scrivono scrive le poesie al dialetto. Mi ho ascoltato il mio amico Gilberto. Eh. Mi, quando ho finito la poesia di Gilberto... Mi mi vei vuoto il suicidio. Addirittura? Sì, 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 ma cioè proprio... No, beh, eh, il dialello è anche a brio, il dialello è sì. anche... Deve essere, sai quel dialello? Sì, da bar, no? Sì, che ti fa venire SOM. SOM, sì, ma sì. Ma sa che do... potrei farmi pagare? Ma sai che, che il giro è che stanno aumentando le Quella è il ma te dico, Quella dei soldi è il problema tuo. Che è l'insonnia diffusissima. Parli ti o parlo me? Per cui con le mie trasmissioni fanno come Tu sei il professore, ti fa il professore, no, quel ecco, che volevo è dire le è belle tutto. Mi, mi scherzo no, quando dimmi. dico queste robe qua. Però, in paderia che vol anche un po' di quel sano. Che vuole le trasmissioni briose. Quel sano della scuola. È con tema di brio, ecco, tema de briose, mi viene in mente i briosi. Marito e moglie, che il, mi guardano sempre, e mi dicono che sono contenti, che ne sono mezza Beh, Quindi saluti ai signori Giovanni. Ti guarda biliosi. sempre perché sei <ride> certo. Ah beh, mia per quel che bello. Senti dirio, Mario, che beh, beh, fai. Beh, Dimmi tu. a parte gli scherzi. A proposito, adesso devo salutare anche la signora che l'ho vista l'altro dì la signora Giovanna. Eh, che pensa un po', le è capitata da chi la voleste abbracciarmi? ecco detto, bel coraggio mese. però la aveva. Eh. Allora saluto <ride> la signora Giovanna e al marito Mario, che appunto Ma i me ecco Saluti anche dal Mario. Senti Mario, allora, ritorniamo a noi. Allora, ti te, te sei messa adesso, te vai su Facebook, no, te tornerai allora, sulla Busa. Allora, sta attento eh. Sandro, sta attento. Allora, qua non è il problema di uno che ritorna, che non ritorna, mm. che scrive, non scrive. Prima di tutto, anche il libro che sta a fare l'altra volta era un po' una cosa con no? Allora, cosa succede? Primo, in primis, assoluto è il fatto che ogni volta che ti trovo, ti continui a dirmi: me mandi qualcosa, così corrego, me mandi qualcosa, che qui corrego. Dopo trovare. Sei vulcano. Dopo. Aspetta via un attimo, letale, eh? ascolta un attimo, mm. dopo, eh, spesso e volentieri, ho trovato della gente, Questa è anche una soddisfazione. La gente che mi dice: Ma eh, eh, comprivo la busa, mi piaceva quando te scrivi, ti scrivi T e tutte queste robe qua. E, l, allora. Allora il discorso era questo, rifare il sistema degli articoli sull'abusa che fece una volta, cioè quel che mi inventevo perché il 90% che degli articoli dell'abusa era. tra e leggenda, dai. Sì, ecco, l'era bale, cioè ambientale. Vale, allora mi avevi un'idea, allora mi dico se potrei eh, scrivere qualcosa che abbia eh, una logica. Cioè. non dico Enrico, mi ricordo. Però scrivere dei aneddoti, delle robe succede. Quelle che hai viste Da, da, da quando mm? Però non devo essermi il l'attore principale, non deve essere una cosa che scrivo del mio, deve essere una cosa che mi ho visto fatta dagli altri, magari Quindi che ero un capito, ma deve essere gli altri che lo fanno, dei fatti de che è successo, che mi ricordo che, è, 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 che è di gente dove, dove che è coinvolta è di di gente tantissima gente, insomma, no, no, le mie memorie, no, cioè, no, 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 no. certo. Eh, ma non solo tu amici ma anche Zen che era Arco che era un po dei personaggi no? mi viene quando te nomini Lely Dosevion Sì, Lile ecco, personaggi no? Sì, che, sì. che ti dici dopo, è un po' strani che, dopo una roba mi vuole dire, dire anche un'altra cosa eh. ecco perché è una scelta del genere? perché Arco Arco che è da storici veri no? cioè Romano Turini e Ioppi ma questi secondo me le storici da biblioteca volevo dire un'altra parola no, ma le so offensiva certo le offensiva no, sì, però le, vedete le Roma, Romano, certo tu, Romano Turini è bravissimo con queste cose qua lui le bombe le nara, a, a tirarte fuori magari in biblioteca e cosa che la mangiata da, da Sena il conte d'arco nel 1300 ho capito Quei che conosco, lì, la Zen che mangiava maneva il Conte d'Arco, non ve ne mai frega niente. Però magari te che conti quel Quelle che aveva. Oppure il oppure quel che succedeva alla Villa Egea, quel che combineva lì, allora uno ti dice: Osti te che adesso un cammino, però ti ricordi che era, Ecco, quella era la storia, la storia di gente popolare. Da bar, la popolare, da bar. la storia del popolo. La roba dai, sì. di gente così. La storia popolare. popolare. Sì, ecco. Insomma. A proposito. Ruspante. Ruspante. Ecco, te, siccome ti parlai di nata l'ombra del Castel Libro, siccome qualche tempo fa è venuto l'Andrea Auxilia, che era il capitano dei Carabinieri, che arriva, un appassionato dei dialetti, della parlata cimbra, Goriga l'ha alto libro. L'è contenta, ma E mi ha detto, Madonna, il Mario Matteotti non si so, so sta bomb di arrestarlo. Pensa, avrebbe avuto l'ambizione di arrestarla ah, e non l'ha fatta. Eh, cioè, e quindi bisogna Si sta... vede che dai tovi ho di stare fuori. Adesso è le sue 30 al nucleo investigativo, bisogna ah, testare. Allora, allora, alla, lei, alla, allora bomba. Alla, te mi fermo pronto. alle sciarche allora. allora. ricapitolando per i nostri telespettatori, il Mario le torna a scrivere, queste storie qua, che non è solo storie sue, ma della comunità, quindi di tante persone, amici, non amici, conoscenti, persone che ad arco erano quegli anni, negli anni anche a passai lontani. e Queste storie le troveremo a partire da febbraio sulla Busa. Ogni mese che sarà una bella tescominsi, quando tenevi all'asilo, quando tenevi alle elementari, quando tenevi. Alle alla Villeggea, Gea alla, sì, la Villeggea ecco, da Boccia quando Spiega Spieghi chi era la Villeggea, professore, però chi non lo sa perché i va tutti sì. a pagare le rate, le tratte, sì, i soldi alla cassa rurale. L'hotel, pensione, Strasse, quindi dove che, che è? Ad è? la cassa rurale, ecco. però per me era la Villeggea. Che Gea. dopo, durante la guerra, disente, bisogna ricordarlo, era sta al comando dei tedeschi, mi sono io che quando i dopo, tedeschi gli è scampati, come è successo però. in tante città, tutti quei de'arco che hai fatto, gliene hai cioè, detto a portare via tutto il tipo di Professore, mi sono venuto di a dire dopo, perché invece eh, sì, ma non si tanno, te alle guerre pune che meno ma guerra. No, 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 mai, mai cos'è la Villa Ezzerto, di prima era un albergo tedesco, poi è diventata la sede del comando tedesco, finì la guerra, è diventata una specie di condominio dove erano diverse famiglie e chi lasse me dire... Era come l'Itea. Ecco, e nel 1956, devo ricordarlo, perché tanti arco non si ricordano più, nel 1956, quando cominciarono a essere le prime televisioni, che è successo? Che arriva la RAI, pensate, di Milano, e io fa una trasmissione lì a Villa Algea, quindi pensai come la doveva essere bella per fare una trasmissione, no? Con Bruno Catoi che presenteva, con Franco Monti che traduceva in tedesco, perché allora erano i turisti, no? E la trasmissione, se poteva vedere sulle poche televisioni che erano nei bar e in qualche famiglia, si sì, ora, e dopo se no se ne va davanti sì, però, a. Dimmi. Però, scusami, ma. Mm. El... Villa Igea, sempre. Villa Igea. Però, una delle robe che secondo <susk> me, dentro la Villa Igea, veniva coinvolto puttante a Sen, che quindi veniva solo qui da Stranford, veniva. Guerra tutto. era alla befana. Alla befana, quando quei del Cral e dell'Enlar, che dopo gli ha cambiato nome. Mm. No, i feva la Befana per i di Arco. Allora, Gera, il salon grande, dove che dopo che sta la sede de, de, del partito comunista e quella roba lì, i feva sta merenda della Befana. Allora, la roba più bella, che mi, mi ricordo, era una roba, non spasso. No, spasso a guardare il eh, signore che, che Feva aveva, e un altro perché ne tocchiva aspettare. Allora, Gera, sto salon, era la portina stretta, no? E veniva il vecchio Emanuele, Emanuele, il papà. Francesco eh, Emanuele, il nonno di Fabio Emanuele, no? E metteva a con questa macchina fotografica, no? E dopo, poi, i bocci, tutti quanti dovevano stare lì composti, e correva, e Dio per le tavole il metteva a posto uno, lo metteva a posto uno, finché non eravamo tutti come non, diceva lui. Non alla no, non lo la foto. Ti pensa, Sandro? in boccia dei 10 anni ma come luz, no? Come con, in luz. Con naranza, una seta e una scudella di cacao lì dal davanti de e sta lì fermo per fare cacao, cioccolato. Cioccolato. E dov'è? Sta lì fermo finché il Francesco Emanuele non ti no. fa la foto. No. Ecco. E una, lì una dentro... foto me parte l'hai messa fuori come Carnevalti, no? Sì, ma che ne tante, ma hai in giro tante quello che Ma lì ti vedi che è su che era qua, penso tutt'arco, lì era una delle robe dove che mi penso che in quegli Potem anni dir, lì... può dire allora quello che ti conti l'esame anticipo di quel che ti scrivi, che ti stai scrivendo. Sì, Migo, dai... Ma comunque c'era... Era storie. come ad esempio la via, poi la via leggera, dopo quel che vuoi dirtemi è anche una roba, e quello che mi vuoi scrivere è quel che ho visto, però, sta attento, che era in primi anni, in primi anni era circoscritto a una zona, cioè, mi dico della Villa Egea, te ma io si dico che non rifreva fuori al ponte o chi freva in piazza. Sì, perché era? No, perché? Perché non è che te potevi, come adesso uno Ecco, bandito. Per esempio, su se al e Cilucale, tenevi poco Non sapevo neanche quando quella era. Ecco, vedi, se, ecco, noi se, eri se, eri sempre. A... Se tua mamma la tecciameva o tuo papà la fia... no, ti te dovevi correre. Certo. Quindi non te devi essere tan lontano da allora, erano sempre nel piazzale della Villa Geatra, lì c'era Lauro, Gara Lauro Galvani, Giuliano Calzà, il, Ma, il Mario Pomelim, eh, Zucchelli, eh, veniva. Eh, la, 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 la Comperini, la, la, Daniele, la Daniela, Daniela Comperini, Gara, i Pompili. Le, Gara, i, pompi, I tre Pompili. L'ultimo non mi ricordo, era il Paolo Lessio e la Maria, dopo che era la, la, vera, la vera Tavernini che l'abitava lì ah, di fronte. La vera, la vera, la vera Tavernini, via sul Paolo, veniva del Gianfranco, no? vina fuor, vina sul Paolo Vecchi, con, con la ierta e quell'altra sua sorella e, e zugueva dentro lì, era lì. Ad esempio, noi una delle robe che, che è belle perché lì aveva tirato via il zoo delle bocce, no? Allora, era resta un po' intera. Di gente liscia sì, allora. e noi, a forza di età, 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 avevamo in, tira, eh, in area dove che a Bebinton. Bebinton, non so se te sai quella con le racchette i col piumino. Zugheva quando Lauro le portava perché cioè, non è che, che, che aveva due racchette, allora ogni tanto ne lasciava azugare anche a noi. Però la roba bella era ad esempio. Quando, quando era le 4 e mezza, 5 che quei pochi che in quei tempi là, i veniva dai cantieri, i veniva da fare. A bere il eh, bicer. A bere la caraffa. La caraffa. Il bicer. No, la, 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 la caraffa. Allora, uno che veniva sempre, e noi l'aspettavamo perché l era. niente, Spettacolo! Fantastico! E veniva con te una bicicletta, con la, il manubrio, che è il manubrio, probabilmente se la faccio lui, perché. Eh. Con il manubrio da corsa, e sopra che è usato un cachet de lei tutti gli attrezzi da Marangone. Ah, L'era l'Ottavio Costantini. E veniva dentro, e metteva, el posteva la, la, la bicicletta lì che era in Nespoleri, no? E posteva el, la prima roba che ne aveva dei: 'Siete' dei perfetti Anatoli. Madonna. Vi picchio, diceva, no? <ride> che miseria. Beh, e dopo ne conteva che, ad esempio, lui, durante la guerra l'aveva fatto il pugilator e l'aveva fatto in provincia la Juve a Torino. Allora, quella del pugilator. Che credeva, manca perché il gas storto e eh, quindi quella, invece, quella del, 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 del Pbrovico eh? che diceva che non era vera, ora il video, vi do un Uppercup, e diceva no? Okay. no? Tutti i di tutti, tutti i di, 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 insomma, era, tutti di che era sempre qualche dume, il villaggio era fatta così. Ve, quindi, avevi visto che Mario Lazante anticipa qualcosa di quel che andrà a scrivere, che sta già scrivendo per la Busa. Quindi, mi raccomando, a febbraio. Compré la busa perché scomincia il Mario Matteotti. Tutti i mesi che è in capitolo di questa storia che sta scrivendo. E avete sentito, non è una storia che riguarda solo lui, ma riguarda diverse persone. E quindi che sarà tanti che va a riscoprire magari qualcosa che. perché il Mario ha il difetto, che lui ricorda tutto. E noi invece tutto. a volte desmente eh, insomma, desmente game. Quindi che sarà qualche che grazie al Mario Matteotti ricorderà qualcosa che gli che Non mi ricordevo più. Bene, Mario, senti un attimo e. Pensi di fare anche il libro? Come è nata l'ombra del castello? Ma non so, dipende dal film che si arriva, perché non so se. non so, devo ancora decidere il, il periodo, perché non è che devo scrivere il film all'altro ieri, insomma, devo vedere, prima devo vedere. Beh, ma stai pensando. Anche vai a toccare carnevale, Mario, no, sì, il carnevale, Mario. No, tu cominci a toccare il carnevale. Ma il finale il Ad esempio, mi ti conto una che è bella anche questa, no? Mia mamma la il banchetto in piazza, le frutta e verdura. Allora, lì sta, non <ride> a lavorare in piazza. Quando era mezzì, no? mi. Ti tagliavi? Allora, che fevo Mio nonno che aveva eh, il magazzino lì all'inizio di Sant'Anna, lì vicino al, 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 sole, al sole. No? Allora, mi cargavo il carrello però non tacchiavo la bicicletta, perché volevo camminare in preda. Ora, parteo e, avevo il carretto il carretto mam, e mam. Te ti avevo. E il via mamma. Saldrò e quando facevo la curva lì del, 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 del Marchetti che arrivevo in Santana, otto volte su di esso ribaltavo il carro. Quindi è impressa impresa alla fine. Allora, in oppure la gara, eh, non vorrei sbagliarmi, ma essere aspettare il mercoledì e il venerdì, gara qui dal formai. Che era il Benati da Ala e dopo che era il Massa Grande, che era il eh, suo papà e il so suo zio. E de quel che è il suo quel che è il suo zio? E che il so so i so de carta di Toleva solo la matita dalla Recia, scriveva e mi diceva: Va a pagare il dazio. Non so se te ti ricordi, si. ma tra la Cesare di Sant'Anna e i Zamboni, che era una, una casa. casa il Sora un dazio. abiteva il Bombardelli, guardia suo papà del esatto. Fabio, e, e sotto, sotto. Che era il Dazio. Ora andavo dentro questo biglietto, no? da, dentro al Dazio, ti ricordi del Brunello, il Brunello che aveva le mezze maniche sì, sì, nere? E guardava fuori da che vedevo dentro il biglietto, e lui mi diceva sempre, boccia, ma hai lavorato poco ancora? Eh, questo è chi mi ha dato, che dicevano, mi mandava via perché così. Sa, allora se pagava poco le tasse, Se si evadava. E parlando di qualche altro, uh. no, quindi lei è un costume, insomma. Quindi, quindi vedi che sono mi, magari de di diverse altre, altre situazioni, altre robe che poteva e essere. E i porti, la presenza del Dazio lì dove l ho, l ho buttato tutto, adesso è la strada che ti porta al sole, no? Quindi una volta mi ricordo non si poteva arrivare al sole e arrivando la Ma tu non hai le balottole sotto i porti? Sotto che, i porti. Tutti e tutte scarramboli in bussa? la scuola? Che l'era le baghe dei miei mamma che le dicevano… Ma ti abitavi sul tranfor? Abitevo. Allora il maestro me lo fa con il maestro Fiorioli. tre anni con il maestro Fiorioli, con voi, con voi da Stranfor. Era, allora erano il Franco Galas e il, il Giancarlo Berlanda. No, abiteve, noi abitevamo in periferia, 150 metri dalla scuola, ma abitevo lì. Eh, non l era l era periferia. Però grazie a qui da Stranfor, che il maestro Fiorioli, prima di camminare alle 4, li tirava tutti in pena che faceva la predica, no? Futuri bulli! Ecco, stai eh, attenti che... come era la scuola di una volta, eh? Futuri bulli, tangheri uscite dalle topaie! E li mandavano via un po' alla volta, questi bastardoni, no? E li facevano stare dentro noi! Perché erano eh, più bravi, cioè... Che bravi però i genitori! E veniva a casa il maestro ma gli che sono dei tangheri! Sì, tangheri, Pensa sì! fosse adesso... Ma... oh! oh. Ah? Che? ne va solo <ride> la mamma la parcheggiava al SUV a cavallo del banchetto della scuola? tutto. <ride> capisci? Tangheri è Carlo Vola però il maestro Fiorioli ah. è quel che vinse vi nera ah. la storia la geografia nel modo Ah, di la Verità. Roma, Viterbo Rietti, Frosinone, Latina, ah, le province. Dora Balti, Dora Riparia, Sinado, sì, le Olium. Lei cade con le province, no, yeah. se te disessi le province della Lombardia non ti no. sembri neanche no. più come lei, perché Ma voglio, le cambiavi tu. No, no, la geografia è quella del mercato. Le cambiavi tu. del fiume Po, Le cambiavi tu. Le province non Le cambiavi non Le cambiavi non Le cambiavi tu. Le cambiavi tu. ho cambiavi televisione l'altro cambiavi eh, che l'era dei bocci che ha messo ah, dentro, il collegio che il collegio fa vedere l'affare dell'italia così e dico, eh, mi dica dove ha finto di essere pro, il maestro negli sì, sì, anni sì, 60 sì, sì. e mi dica dove è eh, il Lazio mi ormostra la televisione sorvoliamo dai sovoliamo. senti Mario allora ricapitolando e Mario è tornato Avevi sulla lavagna, quindi mi raccomando l'uso dell'apostrofo. Quindi, dove in avanti la busa che sarà tutti i mesi? Uno scritto del Mario e l'impostazione l'avevi sentita chi? Vabbè, vi divertire il mondo. Anche a quei che non è De Arco, perché riscopre una vita del passato che era la vita un po' di tutte le nostre comunità, mica solo quelle ideali. E esatto. che ne dica qui da Riva, che tutte, mattine, riva eh? che tutte le mattine quando vado a Zol mi dicono: Ma se vieni, ma, ma ti lasciato venire? e mi dico sempre: oh, Ho tolto le gozze, allora fino alle nove, nove e mezza posso restare qui. Quando non sai neanche, che, ad esempio, ho fatto la scuola a Riva, se eh, c'è un paese che eh, mi conosco tutti, perché era la mia scuola, le varò qui del Varo. Oltre a Zucchelli, ballone è con il Armanini, il, Bravo, Dario Foli, nome, ecco. il Dario Foli, Di il Dario Foli, il Camillo quei del... il Carr, il Bern, tutti quelli. Zucchelli insieme. Qui guarda, del guarda, Varo, cioè, mi ricordate? Qui del mi conosce, mi dice, ma però mi non mi mai né Mario né Matteotti, mi chiamano Matteo. Ah, oh, miseria! Sai che a scuola i no? Allora, itaieva. Matteo. Per sparmiare il fiato. Vabbè, boh, senti Mario, allora mi pare che abbiamo riepiloga bene quel che ti stai facendo, che arriverà alla Busa, magari in domam che sarà anche al libro, naturalmente se sarà al libro ne ritroveremo chi su Telegarda a presentare questo libro, e il libro è tutto scritto in dialetto, quindi veramente per la mia trasmissione è un onore appunto ricordare quel che scrive Mario perché è proprio un dialetto scritto come dialet, si deve. Il dialet, eh, dialetto è imparare la Villa egea Esatto. Alcral, l'Enal, right. gli Acli, il Bormaggio, cioè proprio ruspante. Sulle fitte, quando andava a cercare le tartarughe. Ruspante. E che lì avete trovato anche una tartaruga che ma noi svegliamo. No, 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 eh. perché sennò, no, no, se te cominci a contare tu, le robe più belle, no, no, no. Beh, allora... Quando te quando ti correggi la tua moglie, che ti dice, la ride, la, la, la ride contenta. Come, la ride, la, ride la ride. va... E lei da nac. E lei da nac. E na 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 poi na immaginate quel di Esatto, esatto, senti. Bene. Io direi, torno adesso alla, 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 alla seriosità Lo della visione, okay. de... abbiamo veramente finito, naturalmente vi aspetto la prossima volta, sempre interessati al dialetto, mi raccomando, sempre quaderno e penna, sempre, ecco, non stendo mensarve come la dite il Mario. Eh. No, te podi con noi, no? se po, se oggi sicuramente no, con la mia magari sì. Bene. Vi aspetto alla prossima puntata e ricordando non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao Mario. A, a tutti gli amici vicini e lontani. Bene. Si saluta A no? tutti, a quei bei, anche a quei brutti come la disla Milena Zucchelli. Arrivederci.